Diciamo che io, pur essendo vissuto fino a 13 anni a Livorno, arrivo a occuparmi della vicenda del Moby Prince in relazione all'omicidio di due giornalisti, di Rai Albi e di Milano Romano, se lo ricordo bene, anche Neri. Nel 1995 mi accorsi che questa famosa nave, ormai se ne è parlato in tutte le salse, in tutte le dimensioni, la 21 ottobre seconda della compagnia Schiffco, era nel porto di Livorno la sera del disastro del Moby Prince. Dopodiché accade che il pubblico ministero, sostituto procuratore Pititto, che ha l'inchiesta sulla morte di due giornalisti, riesce ad andare in Africa a intervistare il sultano di Bosaso. Sultano di Bosaso che è l'ultima intervista di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin prima del loro assassinio a Mogadiscio il 20 marzo del 94. E come esordisce nel suo interrogatorio sultano di Bosaso? Dice: ma io ho conoscenza diretta di un unico traffico d'armi fatto con le navi della Scifco. Questo traffico d'armi si è svolto in aprile, marzo 91 e la nave Scifco, quindi si intende quella che poi noi troviamo nel porto di Livorno perché è l'unica nave che fa da spola fra l'Italia e la Somalia della flotta che l'Italia ha regalato alla Somalia per lo sviluppo della pesca e che in realtà è una nave, è un cargo e non solo un cargo. Tra marzo e aprile 91 ha scaricato a Chisimaio per 2 giorni armi e combustibile, perché la Scifco, 21 ottobre, voi dovete sapere, che come tutte le navi fattoria che seguono i pescherecci oceanici, siamo a Livorno, lo saprete meglio di me, hanno una cisterna per rifornire in mare i pescherecci che fanno le campagne di pesca. Normalmente questa cisterna sulle navi fattorie è di circa 500 tonnellate. La nave Scifco, invece, la 21 ottobre, ha una capacità di 2500 tonnellate. E quindi direi che forse è anche un po' più di una bettolina, no? È quasi una piccola petroliera. Ma se è smontata in porto a Livorno? Perché è smontata in porto a Livorno ufficialmente è dal 5 di marzo fino a metà maggio del 91. Come fa a essere a Chisimaio, secondo la testimonianza del sultano di Bosaso, di cui probabilmente avrà parlato anche con Ilaria Alpi, questo non lo sappiamo, lo possiamo solo immaginare, e a essere a Chisimaio a scaricare armi e combustibile? Dopodiché ho fatto una riflessione e parlando di contesto, per stare anche nel tema che mi ha suggerito con acutezza Neri, ho cominciato a ragionare su quello che era il contesto in cui questo evento poteva essere maturato, perché gli eventi non maturano nel nulla, soprattutto eventi di questa portata, maturano in un contesto più o meno largo e più o meno preciso. Allora, parlando di un contesto largo, diciamo che in quel momento l'Italia e in particolare il porto di Livorno sono la retrovia di 3 guerre contemporanee e di un grande casino, grande casino che scoppierà poi nel 92 e nel 93 in Italia. Perché dico questo? Dico questo perché in quel momento la base di Camp Derby è sicuramente il centro logistico nevralgico della guerra nel Kuwait. Tutti i materiali che sono stati inviati per la guerra all'Iraq, la prima guerra all'Iraq, sono partiti esclusivamente dalla base di Camp Darby. Poi sta per scoppiare la guerra nell'ex Jugoslavia. Poi è scoppiata a gennaio del 1991 la guerra in Somalia. E i collegamenti che vedremo fra Livorno e la Somalia, e
E secondo me, e cercherò anche di dimostrarvelo con la vicenda Movie Prince, sono molto, molto stretti. E poi c'è il grande casino che dicevo prima del 92, del 93, gli attentati di mafia e i progetti di balcanizzazione, di divisione, di frammentazione del nostro paese, che poi trovano come dire, una esibizione di muscoli con gli attentati di cui tutti sappiamo, Falcone e Borsellino, e poi gli attentati contemporanei e non contemporanei del 1993 a Roma, Firenze e Milano. Quindi è un contesto bello denso. Allora, c'è un signore di Livorno che adesso è morto, che si chiamava Marcello Giannoni. Questo signore di mestiere faceva il trafficante di rifiuti nucleari. Allora, i rifiuti nucleari nei paesi in guerra hanno questa funzione: chi non ha soldi per comprare armi cede porzioni del proprio territorio per smaltire a costi piuttosto bassi questo genere di rifiuti e si fa pagare in armi e munizioni. Questo era il mestiere che faceva Marcello Giannoni. Questo Marcello Giannoni entra, diciamo così, nelle grazie del nuovo governo somalo, che sostituisce il dittatore Siad Barre, che viene cacciato via a gennaio del 91, grazie a un signore di cui non ricordo il nome, ma forse qualcuno lo conoscerà, che era un ex segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Livorno, massone, allontanato dal partito in quanto compreso nelle liste della P2. Questo stesso signor Giannoni apre una strada di collegamento con che cosa? Con una società che sta a Roma e che si chiama FinChart. Questa società ha